Grazie. Grazie, buongiorno, benvenuti. Che bello. Soprattutto è veramente importante riuscire a condividere con le persone quello che è la passione che da sempre ci anima nel migliorare la qualità della vita delle persone. Penso che quando si parla di oncologia integrata, ma anche di medicina, di prevenzione, di salute a 360 gradi, non c'è bisogno di andare nelle patologie. Penso che dobbiamo sempre più acquisire la consapevolezza che prevenire sia meglio che curare. Allora ben venga la possibilità di iniziative che ci permettono proprio di condividere questi concetti. Oggi naturalmente sentirete parlare di argomenti importanti moltissimi relatori. Io mi limito a fare un'introduzione da un punto di vista tecnico. Quando parliamo di introduzione da un punto di vista tecnico, parliamo di tutti quegli aspetti che conosciamo molto bene, ma purtroppo vengono divulgati in maniera molto settoriale. Noi dobbiamo avere una visione a 360 gradi. Se parliamo, quanti di voi conoscono il termine epigenetica? Epigenetica, se ne sente sempre più parlare. Uno dei più grandi esperti di epigenetica che abbiamo in Italia, come sapete, è il grande professor Burgio, no? Che Ernesto Burgio, che da sempre divulga anche l'epigenetica in oncologia. Allora, è un aspetto interessante. Quando parliamo di informazione, parliamo di prevenzione, dobbiamo fare i conti con moltissimi fattori. Ve ne elenco qualcuno, li conoscete bene, però pochissimi parlano del fatto che l'epigenetica sta soprattutto e la genetica alla fine è il 2%. Quindi 2% DNA, 98% epigenetica. Avremo poi uno dei più grandi esperti che abbiamo di epigenetica in Italia, epigenetica in oncologia, come il professor Biava, che ci farà un quadro chiaro della situazione. Allora, se l'epigenetica sta soprattutto, vuol dire che è il software della vita, siete d'accordo? Se è il software della vita, noi sappiamo che tutti i fattori condizionano la nostra salute. Bene, però dobbiamo partire da un presupposto, che noi non siamo un organo, siamo cellule. E se è vero che siamo 100 miliardi di cellule, è vero che dobbiamo iniziare a parlare della salute delle cellule, no? Prima di arrivare a organi, apparati, sistemi e poi all'organismo. Ancora un altro fattore di cui si sente parlare pochissimo è l'ossigeno. E allora faccio fare degli esercizi bellissimi all'inizio congresso e dire tappatevi naso e bocca per 10 minuti. Proviamo? Facciamo un allenamento. Allora, pensate, se vi chiedo anche 5 minuti, ma alcuni anche 3 minuti non ci riescono. Quindi questo cosa vuol dire? Che al di là di tutto quello che noi diciamo della dieta, che è meravigliosa, prima di tutto siamo il 99% di molecole d'acqua, 70-80% di acqua. L'acqua è formata da ossigeno e idrogeno. Quindi il fattore più importante del nostro organismo è sicuramente l'ossigeno e l'idrogeno. Senza ossigeno non si produce energia, senza ossigeno non c'è vita e senza l'apporto di idrogeno lo stesso. Quando parliamo di tutti i fattori che conoscete molto bene, dall'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, ogni giorno esce la dieta del miracolo, le carenze nutrizionali, di cui se ne parla pochissimo, abbiamo Roberto Santi quanto lavora sul campo, no? di dare alle cellule quelle di cui hanno bisogno, anche dosaggi importanti attraverso le flebo. Ma dobbiamo parlare anche di quanto sia fondamentale parlare dell'ambiente in cui viviamo. Vedete, non mangiamo, non viviamo, non beviamo, non respiriamo più come 100, 200, 300 anni fa. Pochissimi se le dimenticano. Quant'è l'impatto ambientale sulla nostra salute?
Ma vedete, ancora di più, pensiamo solo quando siamo dopo la nascita, pensiamo sempre alla prevenzione. Invece, secondo me, dovremmo incominciare a parlare di vera prevenzione preprimaria nei padri e nelle madri prima del concepimento. E se ne parla poco anche di questo. E poi è inutile parlare di luce, sole, luna, sembra di essere veramente sulla luna, invece siamo sulla Terra, ma ci stiamo dimenticando del ruolo fondamentale dell'ambiente, quindi della luce, del sole e della luna, che impatto ha sulla nostra salute. Se la luna, per esempio, sappiamo che incide, no, sulla nascita dei bambini, sulla raccolta della sulla raccolta e della frutta, della verdura, della semina, del ciclo mestruale, per esempio, lo sapete benissimo, delle maree, però sulla salute delle persone non ha influenza, non se ne parla. Anzi, devi stare attento a parlare di queste cose. E poi la grande scoperta, come sapete, fatta dal professor Stagnaro ormai negli anni 60, lui ha fondato la società di microangiologia e già allora parlava di IKM. Dice, no, è un termine che ormai è in disuso, non se ne deve parlare. Ma l'ICAM è istangiopatia congenita acidosica enzimo metabolica. Quindi, cosa vuol dire? Che quando c'è una carenza di ossigeno, la carenza di ossigeno crea una acidosi, microacidosi, l'acidosi provoca stress ossidativo, lo stress ossidativo provoca infiammazione, siete d'accordo? E cosa accade? Cade che spesso questa è un'infiammazione silente presente già dalla nascita. E quindi quando c'è una situazione del genere, probabilmente quella infiammazione poi può diventare patologia con una concausa epigenetica, soprattutto quando mancano i fattori di riprogrammazione e correzione degli errori a livello cellulare, la riprogrammazione epigenetica. Allora, noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno, energia per la vita a livello ATP, mitocondrio, quindi produzione di energia. La molecola di scambio di tutte le reazioni metaboliche, su questo siamo d'accordo tutti. Senza energia non c'è vita. Però cosa mangiamo e cosa respiriamo ormai lo sappiamo, non abbiamo più un menù per scegliere quale sostanza sarebbe meglio respirare o mangiare, perché chi è che può scegliere l'aria che respira? Nessuno. Alcuni fortunati che vivono nei paradisi, ma ormai anche lì c'è inquinamento, o c'è radiazione, o gli bruciano le foreste, o... Quindi si salvi veramente chi può, no? Da un punto. Poi si vive in ambienti chiusi. Sapevate che l'ambiente dove si vive e dove lavora è dalle 5 alle 4, alle 5 volte più inquinato che all'esterno, soprattutto nelle case, negli ambienti di lavoro, perché anche le sostanze che si usano come detersivi, disinfettanti, seccano, diventano polvere e questo naturalmente crea inquinamento. Non era collegata alla telecamera, Riccardo. Ancora, quindi, i danni a 360 gradi dell'acqua contaminata, di quello che beviamo, sempre più contaminata, no? Sì, ci sono depuratori importanti, pensate, non tutti, no? Ma conoscono queste cose. E comunque, nel ciclo biologico di quello che si mangia e si beve, l'acqua è sempre più inquinata. Allora possiamo consigliare alle persone di cambiare stile di vita, ma non gli possiamo certamente dire di cambiare lavoro, città, casa. Chi è che può permettersi una cosa del genere? Pochissimo. No? L'ambiente rimane quello. Certo, incominci a lavorare sul tuo sistema immunitario, incominci finalmente a migliorare la qualità della vita, probabilmente, però è sempre la causa a cui dobbiamo fare riferimento. Qual è la causa veramente vera delle malattie? Perché
non si incomincia a parlare di carenza di ossigeno, disfunzione mitocondriale, disfunzione del DNA nucleare, danno del microcircolo, glicocalice, membrana, endotelio, le carenze di vitamine, aminoacidi, minerali, la lipidomica, l'equilibrio degli acidi grassi essenziali, no? Il fatto di quanto sia importante la capacità dell'organismo, la capacità antiossidante. Basta pensare solo al glutatione, glutiesi, vitamina D, però poi si sente parlare solo di vitamina D. Chi, mi raccomando, quanto le prendi? 20.000 unità ogni 15 giorni. Ma perché non le prendi tutti i giorni, basso dosaggio, che sia biodisponibile, assimilabile? Perché la differenza negli integratori alimentari la fa la biodisponibilità, non i dosaggi. Perché sennò è come i farmaci, no? Prendi un farmaco che a volte è indispensabile, basta pensare al cortisone in un asmatico, se ha un attacco d'asma, non è che puoi dire no, gli do le goccine, devi dare il cortisone, no? O l'adrenalina in certi casi se si soffra. Quindi ecco che a volte bisogna stare attenti, la medicina integrata è importante. Allora dico, ma come mai non parli di biodisponibilità, via di somministrazione, capacità antiossidante di quello che tu gli dai, qualità, certificazione, ricerca scientifica? Non basta scrivere su un flacone questo è vitamina C, no? Chi l'ha detto? Vitamina C fuori, ma poi lo assimili? Ha una capacità antiossidante? La via di somministrazione qual è? Che dosaggio? E poi sapete benissimo l'eccesso di radicali liberi, perché quando sento parlare di antiossidanti mi viene un po' l'allergia, perché i radicali liberi spesso sono la nostra vita, un sistema di difesa importante, è sempre l'eccesso di radicali liberi. Allora se io prendo chili di vitamine, probabilmente ho anche un effetto pro-ossidante, e bisogna che sia chiarito. Se lo do in vena è un'altra cosa, ma se io lo do per ossa, cosa accade? Che lo 20% probabilmente viene assimilato, l'80% lo cattura il fegato. E questo lo conosco in pochi. Quindi disfunzione ormonale, dalla tiroide, testosterone, sembra che gli ormoni non interessano più a nessuno. Pensate già alla cascata ormonale che parte dal colesterolo, invece stanno sempre più abbassando questi limiti, il colesterolo è importante. È l'HDL ossidato, quindi colesterolo ossidato è un problema. No? L'LDL ossidato, l'emoglobina glicata, insomma tutte queste cose che conoscete molto bene. Io sono un tecnico, naturalmente non entro nel medico, però queste sono cose fondamentali di cui tenere conto, a cominciare dall'intossicazione da metalli pesanti, mercurio, plombo, alluminio, cadmio, carbonino, da contrasto, eccetera, eccetera. Quindi la rivoluzione epigenetica è questa, la consapevolezza che tutto quello che fai incide sulle future generazioni. E allora quando uno dice, ah sai, sono rimasta incinta, smetto di fumare. No, se vuoi un bambino non devi fumare. Se il padre vuole un bambino non deve fumare, neanche lui. Però non è vero. Tutto questo incide nelle future generazioni, compreso... Dice, ah, il bicchierino di vino in gravidanza, no? Dice, ma sì, cosa vuoi che le fa? Ma sì, fumi una sigaretta. C'è delle follie, no? Che si sentono queste cose. Ma sì, cosa vuoi? E poi dopo abbiamo i problemi. È chiaro che abbiamo i problemi. Cosa stai facendo? Dove lavori? Dove vivi? Allora, tutte le malattie, vi ricordo, dipendono dalla disfunzione mitocondriale, dalla nascita. Quindi linea materna e una certa percentuale, solo il 2% linea paterna del DNA nucleare. Però il problema è qui, è il killer silenzioso, l'infiammazione, tutti siete d'accordo di questo. E continuano a fare copertine anche importanti su queste problematiche. Dall'epigenetica, che è una vera e propria rivoluzione, all'infiammazione, e poi facciamo le statistiche. Beh, statistiche ne avete ormai, no? Le scatole piene con tutti questi scatti tutti i giorni, però ve ne do alcune. Questa è la statistica ufficiale
Fonte è naturalmente l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Anestesisti, dell'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le statistiche, partiamo da 10-20 per mortalità di setto fino, come vedete, no, a problemi importantissimi. Poi 0.3-1.5 il morbillo, il problema non è le mortalità per cardiovascolare, tumori, ma il problema, no, si parla solo di morbillo. E dico, il problema deve essere a 360 gradi. In queste cose bisogna parlarne assolutamente. Basta pensare ai numeri dell'ictus, perché sì, siamo in un contesto di oncologia, ma dobbiamo se parliamo di medicina integrata, non è che il paziente oncologico non ha il rischio di anche cardiovascolare, siete d'accordo, no? Quindi cerchiamo di rimanere anche concentrati sulla vera prevenzione. 900, guardate, 200.000 casi ogni anno, 80% sono nuovi episodi e il 20% recidive, che riguardano soggetti precedentemente colpiti. Ictus, infarti. Guardate questa, cardiopatia ischemica 28% di mortalità, malattia cardiovascolare 44%, la malattia coronarica, cerebrovascolare, grossi vasi, arteriopatia periferica. Perché? Perché dobbiamo iniziare a valutare le malattie a livello cellulare, mitocondriale, rigenerazione e riprogrammazione, come ci insegnerà anche il professor Biao. Quindi di lavorare sul sistema immunitario. Quindi rafforzare, perché comunque qual è che fa la differenza in un contesto come l'Ilva di Taranto, o basta andare qui a Brescia, una delle città più inquinate in Europa, no? Sapete? Poi Bergamo, ma tutta Italia. 200 siti da bonificare, 90 di Terra dei Fuochi. 200, non la Terra dei Fuochi è solo in... No, ne abbiamo oltre 200 conosciute da bonificare da 30 anni. 96.000 siti da bonificare con amianto, 6.000 morti l'anno per amianto. Sono numeri impressionanti, no? Sono numeri impressionanti, ufficiali. 500.000 morti premature in Europa, 500.000 morti premature in Europa per inquinamento. Fonte dell'Agenzia per l'Ambiente, Europea per l'Ambiente. La mortalità maggiore in Italia. Ma voi parlate con tutti e ognuno ha la sua verità. Continuiamo a parlare di cerchi e a scontrarci con quelli che parlano che è quadrato. Ah no, no, prendi questo prodotto, ti salva, prendi quell'altro prodotto. Ma dobbiamo guardare le cose a 360 gradi. Dalla carenza di ossigeno all'integrazione, alla riprogrammazione, alla riattivazione mitocondriale, l'ambiente, tutto, tutto. Dobbiamo lavorare veramente focalizzati su questo. E allora senti parlare sempre di fatti il test del DNA perché poi scopri quello che, quando, per cosa potrai morire. Ma chi l'ha detto? No, allora iniziano gli amuleti. Bisogna lavorare assolutamente così, perché se noi è vero che noi siamo 150.000 proteine, la differenza la facciamo di come modifichiamo le proteine. Quindi l'epigenetica è la riprogrammazione a livello cellulare senza modificare la sequenza del DNA. Allora la domanda è, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Vi dite, beh, ne hai parlato fino adesso. No, ma qui, e l'altra domanda è, cosa avete fatto fino ad oggi per risolvere i problemi di inquinamento? Quante persone vorrebbero risolvere i problemi dell'inquinamento? Non è la raccolta differenziata, è la soluzione ai problemi dell'inquinamento. Non è quello. È tante scelte consapevoli, giorno per giorno, secondo per secondo, a cominciare dal fumo passivo, dalle carte buttate per strada, piccole cose, e dai detersivi e da tutto il resto. È chiaro che quindi l'ambiente, lo stress e l'eredità determinano la nostra salute. Qui
se continuano a dire che le malattie sono in aumento, sì, sono le pandemie del secolo queste, neurodegenerazione, aterosclerosi, metaboliche, tumori, l'aspettativa di vita, la qualità della vita. Sappiamo che la rimetilazione del DNA è fondamentale, ma si sente pochissimo parlare di omocisteina, eppure noi la controlliamo con la B6, i folati, la B12, l'S2-metionina. Quindi è fondamentale lavorare su queste carenze. Magari chi fa una scelta vegana, vegetariana, per sua scelta, per carità, non ci voglio entrare, però stiamo attenti a queste carenze, perché la metionina, la B12 è fondamentale, la creatina, la carnitina, bisogna stare attenti anche a queste carenze, perché sono subdole e che possono portare dei problemi importanti. Allora cosa possiamo fare? Come dice il nostro grande professor Biava, noi dobbiamo lavorare sulle cellule, sulla riprogrammazione cellulare, cellule sane si moltiplicano in maniera sana e dare al mondo bambini sani. E quindi è lavorare sull'ambiente, ognuno deve non dire il governo, no, ognuno di noi deve essere consapevole di quello che fa il proprio bambino. E lì, questo è il programma delle malattie, guardate, e non lo diciamo noi, sappiamo quanti, no, poi mettono in discussione quello che dice l'AIRS, però l'AIRS ce lo dice comunque, attenzione, nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica, che le malattie sono trasmissibili alla terza, quarta, quinta generazione, terza, quarta, quinta generazione. E quindi anche questo è importante. Allora il dono della vita dobbiamo proteggerlo, perché già a livello fetale, distruttori endocrini, metalli pesanti, ultrafine, già noi programmiamo le malattie nella pancia della mamma. È lì che nasce tutto, è lì che dobbiamo intervenire. Pensate all'obesità, dove parte l'obesità? Nella pancia della mamma. Già la mamma programma il bambino a diventare un futuro obeso, perché poi la mamma mangia male in gravidanza, già magari da due generazioni. Guardate in America cosa sta succedendo. E in Italia cosa sta succedendo? 40-45% di aumento di obesità nei bambini. E ce lo dice Burgio, le malattie si programmano dentro la pancia della mamma, ma non serve andare lì. Guardate il documento del Senato della Repubblica, ogni anno esce un documento, 193 pagine, l'avete mai visto questo documento? L'hai letto? Allora, questo è ufficiale, giusto? Ci dice effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica. Quindi quello che ho detto fino adesso ha riscontro anche a un punto di vista ufficiale, no? E cosa dice? Comunque, si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embrio-fetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazioni di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso la trasmissione transgenerazionale. Il professor Biava lo dice dagli anni '80, e lo ha anche dimostrato. E basta pensare a quello che hanno fatto a Priolo. Vedete cosa hanno fatto a Priolo, sì? A Priolo hanno scaricato, e qui quando ne parlo... è una cosa veramente che fa male. Io ho ascoltato il servizio di report in macchina mentre viaggiavo e vi assicuro che oltre ai brividi ho anche pianto per la disperazione di quelle madri. Hanno scaricato per 50 anni a mare, a Ragusa, nel triangolo lì, Ragusa, costa di 30 km, tutte le schifezze più assurde che potevano, senza controllo, per 50 anni. Le madri che mangiavano quei pesci hanno messo al mondo più di 1000 bambini malformati e più tutto il resto. Andate a cercare questa situazione. Questa è epigenetica. Allora noi dobbiamo incominciare a parlare di vera prevenzione, ossigeno e idrogeno a livello mitocondriale. Dobbiamo parlare del cibo spazzatura, beh, qui lo sapete benissimo, però non se ne può vedere le feste di Coca-Cola dei bambini alle scuole e Nutella e Coca-Cola con bambini di 3, 4, 5 anni, non se ne può più di queste cose. E poi 467.000 morti l'anno per inquinamento,
prende il controllo del DNA e aumentano cardiache e respiratorie, stanchezza cronica, infiammazione, e poi, chiaro, se sei in un, hai un terreno predisposto, si salvi di poco. 1.7 milioni di bambini muoiono ogni anno per inquinamento. 95% della popolazione mondiale respirare inquinata. E poi metalli pesanti, cadmio, mercurio, piombo, gasolino di contrasto, sapete. Poi c'è di tutto e di più. E questo dove si trova? Pesce spada, tonno, salmone, tutte le pentole in alluminio, caffè con la moca, eccetera, eccetera, eccetera. Acque. Quindi questa è la nostra fotografia. Siamo quasi contenti, ma siamo così abituati a vivere così che, ma sì, va bene, cosa vuoi? Dobbiamo dare posto di lavoro, giusto? Viviamo così, compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato dove la ciliegina sulla torta è i campi magnetici. Perché poi c'è anche quello. Una volta si alza, qualcuno sa, no, ma dai, questo è terrorismo, no? No, no, queste informazioni non le voglio sentire. Allora, fino a 5 anni, guardate cosa fa i campi elettromagnetici sui cervelli del bambino. Guardate in un adulto, eppure regaliamo cellulari e iPad 50x50 appena nati, no? Li vedi col passeggino, questi iPad non si addormentano più con la voce della mamma. Che... No, ma con... cellulare in mano, guardati il filmino, se non legge più le fiabe. E cosa accade? Che il cervello, insomma, qualche danno glielo facciamo. Pensate che la professoressa Lucangeli parla spesso di questo, sull'attivazione della sinapsi, della dopaminergica, che crea dipendenza al cellulare. Quindi il cellulare crea dipendenza come zucchero e droga. Vedete i ragazzi, ma anche alcuni non se ne riescono più a staccare da questo cellulare, perché crea dipendenza, attiva le stesse aree cerebrali e quindi è come un, no, un appagamento tutte le volte che prendi in mano un cellulare. Ed è il problema perché già nel 2011 probabilmente è cancerogeno. Poi è chiaro che tante prove dovranno essere fatte, però dico sempre, se Ramazzini ha fatto le prove sui topi, ha dimostrato che probabilmente l'impatto dei campi elettromagnetici provoca nei topi tumori, malformazioni, qualche danno lo farà anche alle persone. Se usi lo stesso termine, no, di lavoro scientifico fatto con i farmaci, no? Se tu fai un farmaco e dà un danno ai topini, non lo dai agli umani. La stessa cosa dovrebbe essere fatta per i campi elettromagnetici, sì o no? Penso, ma è solo una discussione tra me e me. Quindi poi ci sono i tralicci di alta tensione, c'è il wifi. Vi ricordo che per chi si lamenta per il 5G, i wifi, ci sono già wifi e 5G. Quindi bisogna lamentarsi già dal 3G, 4G, 5G, spengere il cellulare prima di andare a dormire, metterlo fuori dalla stanza, spengere il wifi. Quanti lo fanno? È come dire, chi è che ha fatto l'esame la mocisteina ultimamente? Però io dico colesterolo, ah sì, io sì. Allora attenzione, per dire wifi quanto fa male può essere una concausa dell'aumento dell'autismo. Questa è una scienziata, una studiosa di Harvard che sa assolutamente spiegato questa situazione. Una concausa, perché è una predisposizione a quella cosa. Basta sentire, i vaccini, fa morire qua, è quello, fa... No, è una concausa in un individuo con la predisposizione. È la costituzione, è il terreno. Quindi viviamo così e dormiamo così, purtroppo. Vabbè. Siamo acqua, guardate cosa accade con i campi elettromagnetici all'acqua. Quindi, con le microonde, televisioni, computer, cellulare... E vi ricordo che l'aumento di linfoma, leucemia e melioma, questo è uno studio scientifico fatto sui militari, ormai abbiamo le antenne militari davanti a casa, aumenta la probabilità di queste malattie. Studio pubblicato, quindi stiamo parlando sempre di
appunto, pubblicazione. Quindi l'ambiente agisce sui geni, sì o no? È certo. Si lega al listone, blocca lo svolgimento del DNA e quindi i problemi. Quindi noi dobbiamo rieducare le nostre cellule attraverso la riprogrammazione cellulare, ne parla Biava, quindi medicina curativa o medicina preventiva. Noi dobbiamo assolutamente fare una medicina, un approccio, il medico dovrebbe fare quella personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa. E quindi rincominciare a parlare che il dogma centrale della biologia molecolare dovrebbe essere un po' diverso da quello che sto facendo fino adesso. Quindi rincominciare a parlare di infiammazione, diventare dei pompieri dell'infiammazione da un punto di vista preventivo. Perché se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto rischiamo di restare dove siamo. Allora ecco la possibilità veramente di riprogrammare le nostre cellule, agire sul sistema immunitario, agire sulle 100.000 miliardi di cellule, sulla matrice extracellulare, mesenchima, tessuto connettivo, chiamatelo come volete, ma occupatevi della membrana cellulare, dell'equilibrio della lipidomica, dei glicocalici, questo è fondamentale, dei fattori di riprogrammazione. Perché l'uomo ha l'età dei suoi mitocondri, le malattie iniziano a livello mitocondriale e ce lo dice la fondazione di medicina mitocondriale. Allora invece che ricaricare le batterie del cellulare e andare in panico in quel momento, dovremmo ricaricare i mitocondri. Attenzione alla linea materna, fate prevenzione, se avete avuto qualche problema, sui figli, chiedete sempre come fare a riprogrammare e rimettere a posto queste situazioni, perché sempre in linea materna, anche l'infertilità, disfunzione mitocondriale. Allora, se una mela marcisce la buttate via, se una cellula si infiamma, ve ne accorgete quando è tardi, quando è troppo tardi. Allora dobbiamo prevenire questo problema, bilanciando con certo un approccio dello stile di vita, quello è bisogna, alimentazione, stile di vita, ambiente, stress esattivo, infiammazione, perché da farmaci in giù, quella è tutta terapia, lo facciamo poi quando è tardi. Alimentazione, attenzione, questo è uno studio 1950-2000 sul contenuto di vitamine e minerali nell'alimentazione, guardate, c'è qualche differenza? Pensate adesso che siamo nel 2000, e 30 con tutti i progressi di tutto il glifosato, il pesticidi, anche tutto e di più, pensate come siamo messi. Allora, mettiamo a posto l'ipossia, la carenza di ossigeno, c'è varie forme di ipossia, preveniamo il danno ATP e facciamo una prevenzione sul danno tissutale. Mantenendo un livello di ossigeno ottimale, noi cosa facciamo? Preveniamo anche l'ischemia di perfusione, ictus, infarti, emorragia cerebrale, eccetera. Quindi questo è fondamentale, fare prevenzione. E quando parliamo di ossigeno, ricordatevi che l'ossigeno è la cenerentola di qualsiasi approccio medico, nessuno ne parla. L'ossigeno quando te lo danno? Quando? Sei infinito. Non respiri più, ti do l'ossidamolo prima. Se è vero che devo fare prevenzione, dammelo prima. No, mi mandi in camera iperbarica quando ho un piede diabetico che non rimargina più. Cerchiamo di lavorare prima. E poi cosa accade? Camera iperbarica aumenta lo stress ossidativo, l'infiammazione. Quindi quel piede diabetico e quella persona con compromissione cardiovascolare, no? Perché se ha diabete, dopo 7-10 giorni fa un'ischemia, però nessuno collega al fatto che quella camera iperbarica magari ha guarito il piede, ma ha creato un aumento dei radicali liberi e quindi un danno ulteriore. Quindi dobbiamo sempre proteggere le persone che fanno camera iperbarica con un approccio antiossidante ottimale. Vi ricordo che è stato fatto uno studio pubblicato all'Università di Urbino su questo, quindi è pubblicato, è dimostrato anche. Keaton ci diceva che qualunque sofferenza, stato di malattia nasce da una carenza di ossigeno a livello cellulare, la respirazione è fondamentale, anche su
Covid-19 è fondamentale lavorare sulla carenza di ossigeno. Sappiamo quanto l'ossigenoterapia sta dando, no, benefici importanti su questo come supporto. Perché? Perché l'effetto Varg lo conoscete tutti, ma è lo switch glicolitico, no? Dalla carenza di ossigeno, quindi dall'acidosi alla produzione di energia ATP. Ricordate che con la presenza di ossigeno si producono 36 molecole di ATP, senza ossigeno solo 2. Ecco perché l'ossigeno è fondamentale. E gli è andato anche il premio Nobel, no? Varg nel 31. Perché? Perché l'ipossia modifica la modula e quindi a livello dell'HF1-1, no? Alfa, e quindi lì inizia il danno. Attenzione che questa è la riprogrammazione metabolica cellulare, nell'infiammazione anche cronica intestinale, nell'apporto fondamentale anche l'anno scorso, 2019. A chi ha dato il premio Nobel? Della medicina? Chi lo sa? Premio Nobel della medicina dato a 3 scienziati che, guarda caso, hanno riscoperto il ruolo fondamentale dell'ossigeno, Semenza e gli altri 3. Notizie in televisione poche, solo quel giorno. Allora, quando scegliamo un nutraceutico, ricordatevi della forma, la biodisponibilità, l'attività antiossidante. Ricordatevi che non si parla più di antiossidanti integratori, ma si parla di modulatori fisiologici di ossigeno o di quelle vitamine, modulatori. Dobbiamo prima di tutto contrastare l'ipossia, riportarla. Perché? Perché l'ipossia, le modificazioni epigenetiche. Guardate, questo è uno studio, Cordis, 5 anni, 21 paesi in Europa. Cosa ha dimostrato? Che la modificazione epigenetica come la metilazione del DNA sono fondamentali per la regolazione della trascrizione genica e influiscono sullo sviluppo e la stabilità del genoma. Quindi questi risultati indicano che il ripristino dei livelli di ossigeno potrebbe risultare efficace come strategia antitumorale. E poi il grande professor Biava che dice: si è dimostrato che i fattori di differenziazione delle cellule staminali prelevati in momenti specifici del embrione Z-Frisch da oltre il 90% di proteine in comune in quelli umani sono in grado di normalizzare il ciclo cellulare e riprogrammare le cellule in modo fisiologico, senza alterare l'interazione genetica. Dico bene, prof? Ho scritto bene. Fattore di differenziazione abbinata e effetti genetici, poi lo ascolteremo tra poco. Abbiamo scritto un libro, La modulazione fisiologica di ossigeno a demanda, ecco anche qua per qualcuno che lo vuole. Nelle mani giuste dobbiamo creare un'orchestra che suona degli strumenti giusti, nelle mani giuste, di professionisti, no? Uno che si improvvisa, non serve lì. E poi vi accenno solo, qualcuno me l'ha detto, parla di come questo teotrosulfazime può essere utile per aumentare l'ossigenazione cellulare. Allora, prende la molecola dell'acqua, carica negativamente l'ossigeno, si lega ai radicali liberi e riforma ossigeno. Se l'ossigeno non serve, si lega all'idrogeno e riforma acqua. Quindi o fa un'azione antiossidante, o forma ossigeno, oppure diventa acqua. Quindi una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano, aumenta l'ossigenazione fino all'80%, è un colloide, 0,64 secondi nel sangue, quindi un colloide, vi ricordo che non può essere mai creare sovraccarico, e soprattutto la biodisponibilità, vedete, spray o sublinguale rispetto a compresse e pillole, non c'è paragone, arriviamo al 98%. E ce lo dice anche il giornale di riferimento a livello proprio biochimico e medico. E studi pubblicati, questo è uno studio sulle cellule endoteliali e cordone ombelicale umano, queste sono le cellule UVEC, prima in ipossia, dopo. Prima, dopo. Cosa vuol dire? Riattivazione del DNA nucleare, riattivazione dell'ATP, produzione ATP, modulazione della SOT, che è il più potente antiossidante endogeno insieme a glutatione, come sapete, e quindi una capacità di riportare la cellula o riattivazione mitocondriale, quindi mandarla in apoptosi programmata, oppure ripristinare le funzioni giuste a livello cellulare e mitocondriale. Gli studi pubblicati su OncoTarget 2015 è stato messo
come supporto alle varie terapie. Naturalmente il nutraceutico non è un farmaco, non cura i tumori, non cura le malattie, ma si occupa delle cellule, di ripristinare l'ossigenazione cellulare. Ultimo uno studio del 2019, in combinazione con radioterapia e chemioterapia, ha dimostrato di ridurre la massa tumorale del 70% in questo studio preclinico. 70%. Quindi è un ottimo supporto per qualsiasi protocollo terapeutico, soprattutto anche con... E il grande Sergio Stagnaro, che voi lo conoscete, molti di voi conoscono, dice: come sai, considero Sepulto un ottimo estraneo protettore, quindi fa parte della terapia della sua. E spiegare anche di questo centro neuronale GHRH della PNL. Se sono soggetti nel primo e secondo decennio di vita sotto controllo di un medico, ovviamente somministriamo Sepulto, agiamo favorevolmente non soltanto sulla crescita corporea, ma anche sulla calcificazione ossea, sul fegato, sulla muscolatura, ma soprattutto riveniamo le possibili costituzioni congeniti. Se pensassero i miei colleghi a Sepulto, secondo Stagnaro, se ne andrebbero conto che innanzitutto bisogna nutrire, normalizzare, riattivare i mitocondri. Non parlo di stimolo sulle staminali, perché mi prenderebbero per matto. Quindi aumenta la melatonina, attiva i mitocondri, dinamitograno, l'estangio protettore, eccetera. Questi altri studi sulle patologie neurodegenerative, se può interessare, sono a disposizione. C'è anche uno studio su 230 pazienti con Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, dove è stato dato la somministrazione anche a 20 gocce 3 volte al giorno associato a terapia calante. Questo è un altro studio pubblicato all'Università di Urbino. Poi sulla fibromialgia, questo è uno studio fatto naturalmente sulle cellule, dall'Istituto Tumori Regionale di Roma, sulla apoptosi delle cellule leucemiche, questo sulla modulazione P53, quindi insomma sapete quanto sia importante come prevenzione. E gli studi sono tutti pubblicati comunque su PubMed. Vi voglio lasciare con un pensiero importante. Questo l'impatto ambientale sta veramente condizionando la salute delle future generazioni, sì o no? Noi dobbiamo assolutamente cominciare a fare prevenzione. C'è la possibilità, da 3 anni stiamo lanciando in tutta Italia un progetto sulla rivoluzione epigenetica in grado di mappare con il bulbo del capello tutto quello che sta danneggiando la salute in modo preventivo. Non facciamo diagnosi, però possiamo aiutare molto bene l'anamnesi, e quindi lo possiamo mettere questo capello in uno scanner e in 12 minuti avere ben chiaro qual è il tuo sistema antiossidante, cosa stai percependo dal punto di vista di tossicità da radiazioni, metalli pesanti o idrocarburi, campi elettromagnetici e poi tutte le carenze che possono esserti utili. E quindi sapere se sei danneggiato da campi elettromagnetici o da impatto ambientale. Questi sono tutti certificati. Viene già utilizzato nei centri di integrata della riproduzione. Penso che il nostro benessere dipenda da noi, da ognuno di noi. Penso dalla nostra responsabilità, anche dal cuore, dalla passione, dall'entusiasmo che mettiamo in quello che facciamo, in quello che diciamo e dall'esempio che portiamo avanti nei confronti delle future generazioni, perché è lì che si gioca tutto. E poi l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai 2 volte. E concludo dicendo che la vita senza amore non ha senso, e se non c'è amore devi solamente fare una cosa, raddoppiare la dose, perché questa è la via della guarigione. Grazie di cuore a tutti.